Tutti carissimi amici scacchisti e bentornati in Dynamic Chess. Nuova puntata per la rubrica Dalla teoria alla pratica, ma questa volta ho deciso di fare anche una piccola fusione con pillole per scacchisti, visto che sul gruppo Telegram, quando avevo creato il sondaggio, che se vi ricordate anche nel video precedente avevo detto che aveva vinto campione all'opera, in seconda posizione sono arrivati a pari merito pillole per scacchisti e dalla teoria alla pratica, quindi ho deciso di fare una piccola fusione e accontentarvi entrambi. In che modo? Andremo a vedere 5 posizioni, quindi a mo' di pillole per scacchisti, dove ho giocato alcune mie partite, quindi appunto dove ho messo in pratica quello che studio in teoria, e andiamo a vedere dei sacrifici che ho fatto, andandoci a riferire a un video di pillole per scacchisti che ho fatto dove bisognava conoscere alcuni tipi di sacrifici. In questo caso però non vi porto sacrifici combinativi dove ho dato scacco matto magari con una combinazione forzante, ma bensì sacrifici dove spesso e volentieri non avevo la sicurezza che questo sacrificio fosse corretto, avevo molto più la sensazione di avere un attacco e cercare ovviamente di creare compenso. Poi alcuni di questi erano molto più forzanti e quindi molto corretti, si può dire. Un altro addirittura a gioco corretto non sarebbe stato un sacrificio buono, ma che a mio avviso, data la situazione, il fattore psicologico, la pressione e il forte attacco comunque che esercitavo, su scacchiera il discorso cambia. Andiamo subito a vedere la prima posizione. Ed eccola qua, una partita ragazzi che ho giocato nel 2018 a Malta ed era il mio primo torneo dopo, pensate, ben 15 anni di stop. Infatti, essendo che era situato a Malta questo torneo, il mio elo italiano non valeva e risultavo ufficialmente ancora unrated. Giocavo il secondo turno ed era la prima volta che giocavo contro questo ragazzo che, se vi ricordate, ho affrontato poi successivamente più volte e la nostra ultima partita giocata l'ho anche portata sul mio canale. Vi lascio il link in suggerimento qualora vogliate vedere il video di quella partita. Qui toccava a me e il mio avversario aveva appena giocato la spinta F6 attaccando un alfiere. Sinceramente la spinta F6 non la reputo una buonissima mossa. Facendo un passo indietro, questa era la posizione in cui si trovava il nero, dove sicuramente è in svantaggio di sviluppo e ha anche il re al centro e quindi aveva non pochi problemi. A mio avviso la cosa migliore da fare era quella di alleggerire la posizione. Quando ragazzi siete in svantaggio di sviluppo e poi avete anche il re al centro, cercare di cambiare più pezzi possibili, soprattutto la donna che è il pezzo più forte, sicuramente vi favorisce, alleggerisce la posizione. Infatti qui fossi stato il mio avversario avrei giocato donna E5 scacco, costringendo il cambio delle donne. Ora, la mossa migliore pare sia quella di spostare il re, lasciando al nero la possibilità di cambiare le donne e poi, una volta che il bianco cattura di cavallo, non fa più pressione sul punto G7, quindi questo alfiere si scarica da una funzione difensiva, potrà tranquillamente svilupparsi e poi il nero avrà tutto il tempo per arroccare e portare il re al sicuro. Il bianco comunque rimane con un leggero vantaggio grazie a questo suo pedone D che è passato. Vi faccio notare che qualora io dovessi prendere qui in E5 dopo cavallo per E5, il nero attiva i suoi pezzi con guadagno di tempo ed io non posso neanche sviluppare il mio alfiere cercando di difendere il cavallo, perché ovviamente arriverebbe cavallo per D3 con scacco al re e poi successiva cattura del cavallo. Quindi anche in questo caso devo spostare il mio cavallo e quindi il nero potrà nuovamente sviluppare il suo alfiere campo scuro. Torniamo indietro, in questa posizione abbiamo detto che il mio avversario ha giocato F6. E qui ho iniziato a pensare che mossa fare. Le prime mosse che ho pensato sono sempre quelle con scacco, quindi ho pensato a donne 4 scacco, ho pensato a donne 3 scacco, ma comunque non vedevo alcuna utilità nel dare questo scacco, in quanto il nero può tranquillamente pararsi con donna E5. L'altra possibilità che avevo visto era la spinta D6, quindi attaccare la donna. Il problema della spinta in D6 immediatamente era donna A5 scacco, che attacca il re, attacca il cavallo in F5 e quindi andrei a perdere un pezzo. L'alternativa era quella di giocare alfiere in F4. Ora qui il nero può, diciamo, difendersi in due modi. Il computer consiglia cavallo in E5 e dopo la spinta in D6 e donna D7, alfiere per E5, F per E5, donna per E5, il bianco rimane con un pedone in più e pare però che il nero con donna E6
abbia la situazione, non dico sotto controllo, il bianco è ancora in vantaggio dove può facilmente vincere, però a quanto pare sì, è questo il male minore secondo il computer. Sinceramente io avevo visto un'altra linea, anziché cavallo N5 che sacrifica un pedone, ma bensì donna A5 scacco. Adesso dopo C3 il nero poteva tentare donna C5. Cercando quel cambio delle donne che abbiamo detto potrebbe favorire il bianco, il nero, scusate. Io qui potevo tentare donna E4 scacco e dopo cavallo N5, alfiere per E5, avevo visto questa interessante mossa, alfiere per F5. La cosa bella è che dopo donna per F5 il nero può prendere il pedone qui in D4, in D5, scusate, e poi inchiodare il mio alfiere qui in E5. Nuovamente il bianco è in vantaggio perché ha un sviluppo dei pezzi maggiori. Però a me pare che comunque il nero adesso, qualora dovesse riuscirsi a difendere, il materiale è pari, tra l'altro gli alfieri sono di colore contrario, quindi potrebbe riuscire a pareggiare questa partita. Qualora riuscisse il bianco a tenere i pezzi in gioco, avrebbe il vantaggio del fatto che il re nero è esposto al centro. Il bianco qui può riuscire a arroccare corto e poi portarlo al sicuro magari qui in H1 e attivare quei pezzi contro il re nero. Ma con una buona difesa, magari il nero può riuscire a pareggiare questa posizione. Alla luce di tutto ciò, in questa posizione, ho pensato in che modo potevo organizzare invece un attacco. Cercando di non pensare tanto al materiale, ma bensì a quanti pezzi potevo portare in gioco contro a quanti pezzi il mio avversario avrebbe potuto utilizzare per difendersi. Il re è situato al centro, la colonna E è aperta e ho questo forte pedone che potrebbe essere insidioso. E quindi decido di arroccare lungo. Questa è la mossa migliore. Avevo visto che al nero sicuramente non conveniva catturare questo alfiere. Nuovamente una mossa come donna E5 era migliore. Adesso dopo donna F2 minacciando torre in E1, il nero poteva giocare alfiere C5. Impedendo cavallo per G7 perché dopo re in F7 si attacca al cavallo che è qui situato in G7 e con l'alfiere si mantiene l'attacco sulla donna e di conseguenza il bianco andrebbe a perdere un pezzo. Qui potevo difendermi con alfiere E3, quindi salvando anche il mio pezzo, e dopo alfiere per E3 e cavallo per E3, il nero qui avrebbe potuto tranquillamente arroccare. Nuovamente, il bianco è in vantaggio grazie al suo pedone, però comunque il nero ha portato il suo re al sicuro. Il nero invece, in questa posizione, decide di accettare la sfida e prende in D5. Avevo visto abbastanza bene che la presa di questo alfiere era sicuramente perdente per il mio avversario. E qui D6. Adesso ovviamente la donna si deve spostare. Viene già da donna C5, sperando sempre nel cambio dei pezzi. Quando si è in vantaggio di materiale, ogni cambio di pezzi favorisce il vantaggio di materiale. E quindi il bianco assolutamente non deve mai catturare questa donna, ma bensì semplicemente giocare torre in E1 scacco. Dove va questo re? Andare in F7 è assolutamente rischiosissimo perché segue alfiere C4 scacco, quindi togliendo la casa G8. Adesso forzata è re in E6 e dopo torre in E6 veramente il bianco ha un attacco da matto. L'unico modo per non prendere matto sarebbe quello di giocare cavallo in F6, togliendo il cavallo dalla difesa della donna e quindi dopo donna per C5 il bianco guadagna semplicemente la donna. Quindi qui l'unica mossa forzata è re D8, dove avevo calcolato questa magnifica mossa. Cavallo per G7, sacrificando la mia donna. Il problema è che la donna non si può catturare perché ovviamente seguirebbe torre in E8 scacco matto. La cosa bella è che qui il nero non ha molte scelte. Il cavallo non si può spostare perché è legato alla difesa della donna. E il bianco minaccia semplicemente in torre in D8. Prendere questo pedone con l'idea di dare questa casa di fuga al re, qualora seguisse torre D8, poteva seguire cavallo in E6 scacco, controllando questa casa, costringendo la donna a catturare il cavallo. In quanto, qualora decidesse il nero di spostare il re e quindi portarsi con la propria donna, col proprio re di fronte alla torre, seguirebbe una scoperta con cavallo per F8 scacco, eliminando il difensore della donna in D6. Adesso, ovviamente, il re deve catturare il cavallo e segue donna per D6 scacco. Per questo motivo in questa posizione alfiere per G7 diventa forzante, ma dopo donna per G7 notiamo che la torre non ha case, in quanto qualora il mio avversario decidesse di giocare torre in E8, segue semplicemente torre per E8 e poi scacco matto qui in E7. Di conseguenza il mio avversario qui
Cattura in D6, ma dopo la cattura della torre, per il bianco la partita è semplicemente vinta. Qui si gioca Re C7, catturo qui, e il resto è abbastanza facile. Qui è interessante questa mossa che sacrifica la torre, ma contrattacca la torre in E1, quindi bisogna stare attenti a questi trucchetti. Alfiere C4, alfiere B7, torre qui, e il mio avversario, ormai disperato, decide di catturare anche questo pitone, beccandosi il doppio qui in G3 e finalmente abbandona. Passiamo alla seconda posizione, giocata questa volta contro il fratello gemello del ragazzo di prima, che devo dire, a mio avviso, è molto meno forte, perché ogni partita che ho giocato contro di lui, sono riuscito a vincerla molto facilmente. Questa è una posizione che è avvenuta dopo una scandina, ma dove proprio il mio avversario ha spinto in C5 anziché giocare la più classica spinta in C6. E poi, arrivati in questa posizione, mi gioca questa interessante mossa, spinta in E5, che devo essere sincero, non avevo calcolato e che in un primo momento mi ha sorpreso. Perché ovviamente mi era sembrato semplicemente che potevo catturare qui in E5, ma subito dopo ho realizzato che c'è la donna A5 con una scacco al re e la cattura del mio cavallo. Quindi questa mossa non potevo farla. E spostare adesso il mio cavallo era sicuramente svantaggioso, in quanto dopo donna per D1 avrei perso l'arrocco, costretto a portare il re qui in D1, e poi sarebbe potuto seguire anche alfiere G4, inchiodandomi il mio cavallo, e quindi a mio avviso il nero sarebbe stato in vantaggio. La mossa più naturale qui è la semplice donna in E2, che inchioda questo pedone, e quindi dopo alfiere D6, arrocco corto, posso spostare il cavallo, la donna non è più sotto la minaccia della donna nera, e la partita sarebbe stata equilibrata. Però ho iniziato a fare altri tipi di ragionamenti. Ho iniziato sempre a pensare quali sono i miei vantaggi e quali sono i problemi del mio avversario. Il mio avversario nuovamente è in ritardo di sviluppo, non può arroccare perché ha ancora l'alfiere che ne impedisce la possibilità, e io ho molti pezzi sviluppati in gioco e la possibilità di portare il re al sicuro e la torre in gioco. Un altro ragionamento che ho fatto è che qualora il mio avversario catturasse il mio cavallo qui in D4, si sarebbe aperta la colonna E che puntava appunto contro il re che era situato al centro. Tutti questi fattori mi hanno fatto pensare a portare pezzi in gioco all'attacco anziché salvare il materiale. Perché ricordiamolo ancora una volta, ragazzi, nella fase iniziale soprattutto, non è tanto importante la parità di materiale, ma bensì quanti pezzi si hanno per attaccare contro quanti pezzi ha il vostro avversario per difendere. Qui decido di arroccare corto. Arrocco corto è una mossa molto forte. Avevo intenzione di giocare cavallo G5, minacciando il punto F7, ma in questo momento non funzionava perché avevo visto donna per D4. Donna per D4, anche se dopo alfiere per F7 il nero è costretto a perdere l'arrocco, con la donna così ben centralizzata che chiude la colonna D e la colonna E con questo pedone, il bianco non ha assolutamente compenso per il pezzo sacrificato. Invece, giocando prima arrocco corto, qualora il mio avversario decidesse di catturare qui in D4, non c'è più la possibilità di portare la donna qui in D4 e soprattutto si è aperta la colonna E. A mio avviso, ancora una volta, sarebbe stato meglio non pensare al guadagno di materiale, ma semplicemente pensare allo sviluppo giocando una mossa come alfiere D6 e poi arrocco corto. Accettare questa volta il cavallo non è una mossa perdente, ma ha bisogno di una difesa molto accurata per avere, tra l'altro, un gioco forse pari, quindi comunque il bianco è in vantaggio. Adesso cavallo G5 diventa una mossa molto forte perché attacca il punto in F7. Devo dire che qui il mio avversario ha giocato forse la peggiore delle peggiori mosse. Una difesa corretta sarebbe stata o quella semplicemente di giocare alfiere in E7, fregandosene del punto F7, tanto cavallo per F7 non è fattibile perché dopo donna C7 il nero contrattacca il nostro alfiere qui in C4 e quindi poi avrà la possibilità di salvare la propria torre. Si poteva giocare alfiere per F7 costringendo al nero la perdita dell'arrocco, ma comunque con re in F8 questo re qui in F8, seppur esposto, è abbastanza al sicuro. Dopo alfiere B3 forzata perché altrimenti segue H6 e questo alfiere rimarrebbe sospeso, il bianco non è chiaro come possa in questo momento riuscire a creare, a concretizzare l'attacco. Ha un pezzo in meno, ha una buona iniziativa, comunque ha dei pedoni in compenso per il pezzo, e
penso che la posizione ha un pedone per il pezzo, non di più. La posizione è pari, quindi comunque diciamo che si può giocare ad esempio donna in f3 inchiodando questo cavallo. Possiamo portare l'alfiere qui in f4, qui per esempio la linea che consiglia il computer è donna in a5 attaccando il cavallo. E può seguire alfiere d2 attaccando la donna. La posizione comunque viene considerata pari. Non è chiaro come il bianco possa riuscire a vincere, però il nero non è in vantaggio in quanto ha ancora tutti i pezzi a casa. Questa torre che ha difficoltà adesso a entrare in gioco visto che il re è chiuso e questa diagonale è ben controllata dal bianco. Di conseguenza era una posizione assolutamente da giocare con molto compenso per il bianco per il pezzo sacrificato. Un'altra alternativa anziché alfiere in e7 era quella che avevo visto io, alfiere in e6, dove semplicemente avrei continuato con torre in e1. Adesso questo alfiere diventa indifendibile. Ancora una volta, alfiere in e7 era la mossa che pensavo che dovesse essere giocata e al quale avrei giocato cavallo per e6. Curioso come dopo f per e6 e cavallo per e6, pensavo di andare in netto vantaggio perché attaccavo doppio la donna e il pedone in g7. In realtà, dopo un'analisi fatta dopo partita, con donna d7 il bianco non deve prendere questo pedone in g7, ma semplicemente portare in gioco la donna con donna f3 e magari poi portare anche l'alfiere qui in g5 e la torre qui in d1, mantenendo una buona iniziativa. Giocare cavallo per g7 dopo re in f7, questo cavallo non ha case se non rientrare qui in e6 e dopodiché, dopo anche cavallo c6, il bianco può trovare il perpetuo con cavallo g5 scacco. E a quanto pare non c'è nulla per il bianco per riuscire a forzare il matto. Il computer in questo momento si accontenta del perpetuo. Ma come spesso accade, soprattutto quando giocate con avversari magari non fortissimi, giocare in difesa porta molta pressione e non è facile trovare tutte le mosse migliori. Il mio avversario ovviamente non voleva cedere del materiale, non voleva perdere l'arrocco e quindi decide di giocare cavallo in d5, una mossa che invece perde proprio all'istante. Non so per quale motivo in partita non ho giocato quella che a occhio mi era sembrata la mossa più forte immediata, ovvero quella di giocare cavallo per f7. L'avevo analizzata, dopo re per f7 ovviamente potevo giocare donna f3 scacco, ma qui dopo re in e8 ho detto sì, recupero un pezzo, però adesso ho due pezzi di svantaggio. Qualora non riuscissi a concretizzare questo attacco, non sono sicuro magari di poter vincere. Avendo due pezzi di svantaggio, ne recupero uno, rimango ancora con un pezzo in meno. In realtà, anziché donna f3, donna h5 è molto molto più forte e il bianco va in nettissimo vantaggio. Avventurarsi qui in e6 per difendere il pezzo, ragazzi, porta a un matto, non dico forzato, ma dopo ad esempio il alfiere f4 con minaccia di entrata qui in e5, adesso si porta in gioco anche la torre, il nero veramente deve solo che abbandonare. La mossa consigliata addirittura qui è la g6, ma dove segue alfiere per d5 e il bianco veramente vince facilmente questa partita. Io invece decido di giocare, anziché cavallo per f7, donna in f3, che è comunque una mossa molto forte, attacca doppio il cavallo e il punto in f7, però è meno diretta. Alfiere in e6, difendendo il cavallo, torre in e1, e il mio avversario finalmente si decide a sacrificare un pedone, a restituire un pedone per cercare di sviluppare i propri pezzi in maniera veloce, e gioca alfiere in e7. Cavallo per e6, f per e6, torre per e6. E qui lui gioca cavallo in b6, ancora una volta una mossa sbagliata. Più precisa, che avevo calcolato anche io, era cavallo in c7, dove comunque dopo aver semplicemente spostato la torre, il bianco rimaneva in netto vantaggio. Cavallo b6 è perdente per via di alfiere g5, che inchioda questo alfiere. Ora, il mio avversario qui, anziché giocare ancora cavallo c6, che pare essere la mossa migliore, dove però ancora una volta dopo torre per e7, cavallo per e7, alfiere f7 scacco, scusate, re in d7, torre in e1 attaccando il cavallo, minacciando ancora anche donna per b7, il nero si sarebbe trovato in un mare di guai. Invece il mio avversario decide di restituire tutto il materiale indietro, o meglio la donna, mantenendo comunque il vantaggio di una qualità. Dopo cavallo per c4, torre per e7, donna per e7, alfiere per e7, re per e7, notiamo come le due torri compensano
la donna e lui si sarebbe trovato con due cavalli per una torre, che viene definita la piccola qualità, in quanto due cavalli valgono 6 punti e una torre vale 5 punti. Però comunque il mio avversario ha il re troppo esposto e quindi la partita per il bianco è facilmente vinta. Infatti qui dopo donna per b7, cavallo in d7, torre in uno scacco. Il mio avversario in questo momento disperato gioca la brutale cavallo in e5, ma semplicemente torre per e5 e vinco perché il cavallo rimane inchiodato. Io quello che avevo analizzato era re d6, donna b4, re in d5. E qui semplicemente b3, scacciando via il cavallo, e dopodiché con torre in d1 avrei attaccato il pedone d4, e quindi penso che la partita sarebbe stata facilmente vinta. Passiamo adesso alla prossima posizione. Quest'altra posizione l'ho giocata contro un bambino italiano in un torneo qui a Malta, che è ancora un po' alle prime armi, infatti ha un elo basso. Quando ho giocato questa partita aveva 1100 e qualcosa, adesso sta aumentando, però devo dire che gioca assolutamente bene. Ho giocato anche in un'altra occasione contro di lui una partita semilampo, dove ho vinto, però ho giocato veramente una bella partita, voglio dire, per un bambino con 1100-1200 di elo, non mi aspettavo un gioco comunque organizzato e fatto bene. In questa partita, dopo un'apertura molto tattica, dove addirittura probabilmente lui aveva qualche tatticismo di sacrificio iniziale che gli avrebbe dato un leggero vantaggio, decide invece di andarmi a prendere la torre in cambio di due pezzi, però anche con due pedoni di vantaggio per lui, quindi comunque materialmente possiamo dire che forse è in vantaggio, ma due pezzi giocano meglio di una torre, quindi il bianco qui è in vantaggio. Arrivati in questa posizione, decido di fare un sacrificio. Un sacrificio particolare perché non è un sacrificio di un mio pezzo diretto, ma è fatto in maniera particolare. Infatti qui tocca in bianco e decido di sacrificare il pedone in e4, che attualmente sembra appunto ben difeso, visto che è difeso dall'alfiere e attaccato solamente da un pezzo. Ma dopo arrocco da parte mia, ancora questa mossa, il nero può catturare il pedone e4 in quanto se alfiere per e4 seguirebbe donna per d2. Il problema è che qui segue alfiere in h6. Adesso qualcuno potrebbe dire, beh, questa è semplicemente una combinazione perché adesso tu hai attaccato la torre, mantieni l'attacco sul cavallo e di conseguenza non era un'accettazione di un pedone corretta. La cosa che appunto volevo far notare è che dopo cavallo F6 è qui che è praticamente attivo il sacrificio, in quanto decido di non accettare quella torre. Quindi ho semplicemente sacrificato un pedone. Prendere la torre qui in F8 è una mossa buona. Dopo donna per F8, il bianco rimane con la qualità in più, ha però due pedoni in meno, posizione sicuramente ancora vantaggiosa per il bianco, però una posizione a mio avviso da giocare e meno incisiva. Quello che ho pensato io in questa posizione è che questo alfiere sarebbe stato sicuramente molto più utile, visto che il nero è molto debole sulle case scure, non avendo l'alfiere campo scuro e avendo spinto il pedone G6, e quindi potevo creare un attacco, anziché accontentarmi del vantaggio di materiale. E io decido di giocare F4. E anche questa, ragazzi, era la mossa migliore. Ora il mio avversario decide di salvare questa torre, giocando donna b6 scacco, re h1, torre in d8. E qui f5, attaccando subito la catena pedonale e l'alfiere qui in f5. Qui probabilmente sì, il mio avversario avrebbe dovuto prendere in f5, dove sarebbe potuto continuare con alfiere per f5, e qui non si può prendere in g4 perché dopo torre per f5, torre g5, il bianco va in netto vantaggio. Prendere magari sì di pedone dopo alfiere per f5, il nero può evitare la presa del pedone f5, in quanto infatti adesso il bianco non deve prendere in f5, ma semplicemente giocare donna in c1, con l'idea di entrare sempre qui in g5. Il mio avversario decide invece di spostare l'alfiere in c8. Ora, io qui decido di giocare alfiere c4, attaccando il punto f7. In realtà qui il bianco ha una mossa molto molto più forte. All'inizio l'avevo analizzata, ovvero quella di catturare qui in g6, con l'idea, quella che avevo visto io, dopo h per g6, non di giocare la variante che avevo analizzato io, cavallo d7 scacco, scusate, senza scacco, cavallo d7, perché quello che avevo visto io era torre per d7, torre per f6,
E per F6, donna per F6 con matto imparabile. Poi ho visto donna in E5 che para il matto e quindi il bianco deve solo che abbandonare. Ma bensì, in questa posizione, il bianco, anziché giocare cavallo D7 mossa dubbia, avrebbe avuto a disposizione niente poco di meno che cavallo per G6. E dopo, pedone per G6, torre per F6. Ok, qui veramente il bianco ha sacrificato di tutto per avere un attacco. Se avessi trovato tutta questa combinazione, sarebbe stata una delle combinazioni più belle che avrei mai fatto nella mia partita. Quindi peccato che non l'ho trovata perché sono combinazioni veramente belle da fare. E per F6, donna per F6, donna C7 unica per parare il matto. Semplicemente donna per G6, re H8, alfiere in C1. Mettono capo il nero in quanto adesso alfiere B2 matto è quasi imparabile. Il computer si difende con torre in D4, alfiere B2, spinta C5, cavallo in B5. Non c'è ancora un matto, ma in questo momento il vantaggio è di più 62. Quindi non è che diciamo numerini, no, veramente il bianco ha matto in poche mosse, è ancora da definire come, ma sicuramente il matto c'è. Purtroppo in questa posizione non gioco quindi la spettacolare presa in G6 seguita dal sacrificio, ma la semplice alfiere C4, puntando sul fatto che il punto in F7 è praticamente indifendibile. L'avversario lo difende con la spinta in E6, ma dopo la presa qui in G6 abbandona, in quanto non si può far nulla per evitare adesso cavallo in G4 con attacco sul cavallo. E attualmente il cavallo è anche attaccato, che non si può spostare perché ovviamente seguirebbe anche cavallo in F7 con poi minaccia di matto, e il nero veramente non ha nulla da poter fare e quindi ha abbandonato. Quarta posizione, presa da una partita di un torneo a squadre. Nuovamente ero i bianchi e questa volta possiamo notare che la mossa corretta non è arrocco, perché già avevo arroccato le prime tre posizioni, ho semplicemente sempre arroccato. Qui avevo non pochi problemi, possiamo notare che avevo questo alfiere inchiodato sulla donna ed era attaccato ben 3 volte, quindi di conseguenza non potevo spostarlo e non potevo difenderlo. La prima mossa che mi è venuta in mente era quella di giocare cavallo per D6. E dopo la presa in D6, qui non so per quale assurdo motivo, non ho mai avuto in testa la possibilità di poter giocare alfiere per F6, che sarebbe stato un metodo alternativo per uscire fuori da questo tipo di problema. In quanto adesso il bianco attacca la donna e quindi anche se torre per, potevo rifarmi sulla donna avversaria e mantenere la posizione equilibrata. Curioso come avevo analizzato invece, anziché alfiere per F6, torre per D6, pensando potesse funzionare, in realtà questa è una mossa perdente perché dopo torre per E5 avevo visto torre per D7, calcolando solamente donna per D7, donna per E5, ma poi mi sono reso conto che poteva giocare cavallo per D7, quindi difendendo la torre e il bianco sarebbe rimasto con una torre in meno. Detto ciò, in questa posizione ho dovuto cercare altro e ho iniziato a pensare che avevo avuto in testa questo sacrificio, ragazzi, da molto tempo, ma ogni volta che analizzavo le varianti la reputavo sempre sbagliata. In questo momento invece mi ha convinto perché ho notato che il nero si sarebbe trovato con il re molto esposto e io probabilmente sarei riuscito a recuperare del materiale. Non avevo la sicurezza che fosse un sacrificio corretto, non potevo calcolare tutte le varianti, ma avevo la sensazione che potesse funzionare. E questo è bastato a convincermi per giocarlo. Alfiere per F7 scacco. Dopo la forzata re per F7, altrimenti si perde la torre, potevo giocare donna C4 scacco, controllando le case chiare, che impediscono al nero di rientrare in G8. Avventurarsi qui in G6 lo trovo semplicemente folle. Dopo cavallo H4 scacco, il nero non ha. Il bianco non ha un matto forzato, però diciamo, dopo re H5, che pare essere migliore secondo il computer rispetto a H6, il bianco comunque qui è in netto vantaggio. E umanamente giocare con il re così troppo esposto è da folli, perché bisogna trovare tutte le mosse migliori per poi ritrovarsi comunque in svantaggio, in quanto il bianco adesso ha un vantaggio di più 2, ma ripeto, umanamente qui il nero rischia di prendere scacco matto o comunque perdere pesantemente. Quindi re in G6 non l'ho analizzata a fondo, non ho analizzato le varianti, ma semplicemente ho detto se va in G6 qualcosa mi invento e sicuramente trovo la combinazione vincente. Quindi ho escluso re in G6 e l'unica rimasta era re in D8, dove appunto anche il mio avversario ovviamente va con il proprio re.
Alfiere per D6 scacco, presa in D6, cavallo per D6. Ed è fin qui che io avevo analizzato, dove ho visto che il mio avversario si sarebbe trovato con questo attacco doppio su torre e alfiere, costretto a difendere l'alfiere, e io avrei potuto catturare la torre e avere una torre per due pezzi, con anche due pedoni di vantaggio. Con il fatto anche che il mio avversario aveva il re esposto, mi sarei trovato, a mio avviso, in vantaggio. La mossa che mi era sfuggita era cavallo in E5. Cavallo in E5 è una mossa che mi ha messo in crisi, perché non l'avevo vista, e ho realizzato che adesso non posso catturare l'alfiere, perché dopo cavallo per, anche qualora io catturassi la donna, l'avversario semplicemente ricattura il mio cavallo e quindi rimane ancora con un pezzo in più. Devo spostare quindi la donna. Cavallo in E5, tra l'altro, protegge anche la casa F7, quindi l'altra minaccia che c'era, che non ho detto prima, era donna F7 scacco matto, e mi costringe a giocare donna in B4. Mossa forzata e forte, forte perché attacca a raggi X il re avversario. Ora qui io avevo analizzato anche un'intermedia come spinta in A5, ma la mossa che avevo realizzato io era donna in E7. Donna in E7 si toglie da questa intermedia. E qualora io decidessi di catturare l'alfiere, ovviamente andrei a perdere la donna. Però qui avevo visto torre in E1 che inchioda questo cavallo. E qualora il mio avversario qui giocasse torre A in D8, attaccando il mio cavallo in D6, che in questo momento è inchiodato, quindi non posso spostarlo perché cade la mia donna, avrei potuto giocare torre per E5. E qui ho una partita vinta. Qualora decidesse di accettare la torre, posso catturare in B7 con scacco al re e poi posso catturare anche la torre. Qualora decidesse di catturare il mio cavallo, avrei potuto prendere la donna e anche se cade la mia torre qui in D1, non c'è scacco matto perché dopo torre in E1 vado a dare scacco al re e di conseguenza poi posso catturare la torre in D1 con posizione nettamente vinta. L'alternativa migliore a quanto pare era la spinta in A5, dove però dopo donna 3 avrei mantenuto il vantaggio. Il mio avversario, anziché giocare alla spinta 5, gioca cavallo in C6, che è meno precisa, però è molto simile. Io qui commetto un errore. Commetto un errore perché l'idea di mantenere la donna su questa diagonale era un'idea chiave, e quindi avrei dovuto giocare donna A3. Donna 3 manteneva sempre l'attacco di scoperta e ancora una volta forzava donna in E7 rientrando nella variante già vista precedentemente. Perché adesso non c'è modo, ragazzi, per difendersi dalla scoperta. Bisogna comunque difendere questo alfiere perché si minaccia cavallo per B7 con attacco di scoperta. E una volta che il bianco recupera il pezzo con due pedoni di vantaggio, ha una posizione nettamente vinta. Il mio avversario, io invece qui, scusate, anziché giocare la forte donna 3, gioco la dubbia donna in B3. Questo avrebbe dato la possibilità al mio avversario di difendersi. Avevo visto anche qui donna in E7, dove dopo donna per B6 avrei avuto veramente una forte iniziativa. La corretta mossa invece era donna in C7 e qui dovevo giocare donna in A3, ma adesso il mio avversario avrebbe avuto torre in E7. Posizione considerata ancora leggermente favorita per il bianco, soprattutto dopo cavallo F5 che inchioda questa torre e la attacca con il cavallo, però comunque il nero si sarebbe potuto difendere. Il mio avversario qua invece commette proprio una svista madornale perché era sotto pressione e non si è reso conto che la mia torre puntava a raggi X contro la sua donna. Di conseguenza gioca torre in E7 e dopo cavallo per B7 va a prendere il mio cavallo, cadendo la donna e quindi costringendolo all'abbandono. Vedete come difendersi non è sempre così facile. Ora qui è stata una svista completa, però dovuta al fatto che aveva molta pressione addosso. Passiamo all'ultima. Ed eccoci qua, ragazzi, all'ultima posizione dove ho commesso un sacrificio che su scacchiera è risultato sbagliato a gioco corretto, ma che in pratica è stato corretto in quanto mi ha portato alla vittoria. Sempre perché ho messo sotto pressione il mio avversario, che aveva anche poco tempo, e questo mi ha anche portato ad approfittare di questo fatto, pensando lui ha solamente 10 minuti scarsi neanche sull'orologio, io ho ancora più di 40 minuti, quindi non avrà tutto il tempo per cercare tutte le mosse difensive, mentre io ho già pianificato le mie mosse d'attacco, posso approfittare di questa cosa. Decido qua di giocare cavallo per F7. Curioso come invece questo sacrificio sarebbe stato corretto con una piccola intermedia. La mossa migliore qui da parte del bianco sarebbe stata quella di eliminare prima un difensore. Quindi la cosa migliore da fare in questo caso era valutare quanti pezzi l'avversario aveva per difendersi e
In questo caso la torre era un buon difensore per lui e quindi sarebbe stato corretto da parte mia pensare di eliminare un difensore. E dopodiché, una volta che l'avversario cattura la torre, io avrei portato quest'altra torre in gioco, che in questo momento non era un attaccante perché era fuori gioco, quindi avrei portato in gioco un mio pezzo con guadagno di tempo, eliminando un avversario, un pezzo avversario come difensore. Sarebbe stata veramente una mossa strategicamente corretta, non è tanto tatticamente, proprio strategicamente corretta. E adesso, dopo alfiere d7, cavallo per f7 è una mossa vincente. Se re per f7, si può giocare torre in c7, non essendoci più la torre qui che difende questa casa. Si minaccia l'alfiere che è inchiodato. Proteggerlo con il re, semplicemente può seguire e6 scacco. E una volta che il re cattura, si apre tutto, quindi non avere f5 portano al matto. E mentre sarebbe stato costretto qui, sarebbe stato qui costretto il nero a giocare donna in e7, ma dopo la presa qui in f5, il bianco con questi due forti pedoni avrebbe veramente ottenuto un ottimo vantaggio. Tra l'altro, si minaccia adesso la spinta in e6. Purtroppo in partita invece non ho visto questa intermedia e mi sono fatto prendere dall'euforia e ho giocato immediatamente cavallo per f7. Adesso dopo re per f7 e presa in f5, ovviamente non potevo già più giocare torre in c7 perché c'era la torre che difendeva. Ho qui, a mio avviso, una posizione interessante. Si minaccia la spinta in e6, ho questi due forti pedoni. E dopo alfiere c6 che si toglie ovviamente dalla forchetta, avevo visto f6 che minacciava qualche tipo di presa qui in g7 con attacco contro il re. E pensavo sinceramente di stare bene. Il bianco, il nero qui commette la mossa sbagliata e va a perdere la partita. Ora vi invito anche a voi magari a mettere in pausa il video, a mettervi nei panni del re nero e a trovarmi la mossa corretta. Perché, ripeto, su scacchiera con pochi minuti sull'orologio, quindi la pressione, poi tra l'altro pochi minuti sull'orologio vuol dire anche, ragazzi, che avevamo giocato per più di 3 ore, era una partita con 90 minuti più 30 secondi, quindi anche la stanchezza fisica e mentale di una partita. Qui la mossa corretta era quella di giocare torre H in e8. Questa mossa blocca tutto e impedisce al bianco di riuscire a vincere. Qui quello che avevo visto io era la presa in g7. E dopo re per g7 speravo che con donna f6 avessi creato qualche tipo di attacco. In realtà con donna f6 avrei avuto semplicemente il perpetuo. Anziché prendere questo pedone però, il nero avrebbe avuto a disposizione do re in g8. E questa è una mossa chiave non facile da vedere. Non facile perché, da vedere perché dopo donna per h6 sembra veramente che con il re così esposto, la donna qui molto insidiosa, questo pedone in settima, il nero ha non pochi problemi. In realtà donna H8 non è una minaccia perché con re F7 il punto G8 è super protetto, quindi il bianco non ha assolutamente nulla. Qui il nero può tranquillamente giocare donna D3, cercare poi di giocare donna H7, quindi riuscire a vincere questa partita molto facilmente. Nulla di tutto ciò perché il mio avversario invece gioca G5 e questa è stata la mossa che gli ha fatto perdere la partita. E io qui avevo analizzato anche io questa mossa, ma avevo visto che dava netto vantaggio al bianco. Il punto di g5 è che adesso posso giocare donna in f5. Prima, qualora avessi giocato donna f5, il mio avversario avrebbe potuto giocare g6 scacciando la donna. Invece con la spinta g5, g6 non c'è più. Minaccio ovviamente la spinta in e6, il mio avversario gioca torre c in e8 per evitare la spinta in e6, ma qui gioco h5, minacciando l'entrata in g6. E dopo torre in e6 posso entrare qui in g6, una volta che re si sposta c'è lo scacco qui in g7 che chiudono la partita. Perché ovviamente segue F7 e poi cattura la torre con successiva promozione anche del mio pedone. Come vedete, ancora una volta, il fattore psicologico e di difendersi e trovare tutte le mosse corrette ha fatto sì che l'avversario sbagliasse, e regalandomi una buona vittoria. Non abbiate paura, ragazzi, di sacrificare anche qualora non vedete una continuazione forzante che vi porta un vantaggio netto, ma sentitevi anche liberi di sacrificare per avere una forte iniziativa perché l'attacco potrebbe crearsi man mano. Detto ciò, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate sempre il mega like e non dimenticatevi di dare un mega supporto al canale cliccando sul pulsantino qui iscriviti. Adesso vi compariranno due dei miei precedenti video più il pulsante al centro per registrarvi il mio canale e di seguirmi anche su tutti i miei altri social, Facebook, Twitch ed Instagram. E qualora lo vogliate, come sempre, potete lasciare un piccolo supporto tramite il link PayPal che lascio in descrizione. Detto ciò, ragazzi, grazie a tutti quanti per la visione. Noi ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao!